recenti studi sono stati incaricati, scusate, assessore, lo devo dire, lo voglio ribadire, i recenti studi sono stati incaricati per fare questo lavoro, il catalogo era pronto. Ci sono stati dei problemi, come ha detto l'assessore, lo voglio ripetere, sul profilo proprio editoriale, che sono stati poi sanati, ed ecco il ritardo per cui, in quale ci troviamo, però vedete, non tutti i mali vengono per nuocere. Se l'avessimo presentato contestualmente alla mostra, magari avremmo prestato meno attenzione al catalogo. Invece diviso in due momenti, abbiamo parlato il 25 di giugno della mostra, oggi parliamo del catalogo, che costituisce la base di questo progetto. Di fatto, prima forse bisognava parlare del catalogo e poi della mostra. Perché? Perché credo che, insomma, spero che chi di voi ha già visitato le sei dispositive si sia reso conto che non è stata fatta un'operazione assessorile in base alle quali sono state così prese alcune opere di Vicini e di Morandi, cucite insieme e fatta la mostra. La mostra è nata da un progetto, da un, diciamo, proprio un progetto di ricerca condotto dai recenti studi e è nata da un anno e mezzo di lavoro di ricerca documentaria e ha le sue ragioni nel fatto che questi due artisti non li abbiamo messi insieme, io, diciamo, Daniela Simoni e Maribella Pasquali. In realtà esiste tutta una letteratura che parla dei rapporti tra Vicini e Morandi e fin dagli inizi, cui proprio anche i critici contemporanei di Vicini e Morandi hanno parlato dei due, i due artisti sono stati accostati. Molto spesso Vicini è stato definito un morandiano, a torto, perché poi dalla mostra si vede che sono due grandi artisti che hanno una partenza comune dall'Accademia di Bologna, attingono alle fonti comuni, che erano quelle sollecitazioni culturali che in quel tempo sotto il profilo artistico per dei giovani così attenti, vivaci, erano quelle, insomma, che, alle quali potevano attingere, che sono quelle delle avanguardie artistiche francesi, che è il futurismo, ma poi ognuno segue la sua strada, attraversa delle esperienze molto simili, perché di fatto quelle sono, quello accade nell'Italia della prima metà del Novecento, ognuno le vive a modo proprio, hanno dei momenti di divergenze assolute, hanno dei momenti, hanno però degli elementi, dei punti di convergenza anche forti, nelle scelte, per esempio, nella scelta esistenziale, nell'isolamento, nel darsi un estremo rigore, nell'aspetto poetico, ecco perché la mostra di Monte di Don Corrado non è solo una sezione di questo progetto espositivo, ma è, come dire, il nucleo, no, dell'atomo mostra, nel senso che lì si coglie proprio attraverso una rigorosa selezione che abbiamo fatto delle opere, quello che è proprio il nucleo poetico dell'arte di Vicini e Morandi che li lega, no? Che abbiamo focalizzato l'attenzione su Leopardi e Campana, ma di fatto l'aspetto poetico nei due è, come dire, è proprio innerva, no? Tutta la produzione artistica dei nostri due pittori. Non abbiamo volutamente in catalogo inserito un saggio sull'aspetto poetico in Vicini e Morandi, perché sarebbe stato troppo complesso, cioè non si poteva esaurire con un saggio. In particolare parlare della poesia in Vicini, che coinvolge tutta la sua produzione artistica, perché le lettere, perché i testi poetici che lui scrive, dai frammenti a poesie più strutturate, a tutta la sua produzione pittorica, tutto in Vicini e poesia. Quindi fare un saggio in cui comparare sulle sollecitazioni poetiche in Vicini e in Morandi ed essere esaustivi non era possibile, quindi all'interno dei singoli saggi trovate degli input, delle tracce, dei riferimenti, abbiamo nelle opere suddivise, insomma, quelle che diciamo, nella parte dell'apparato iconografico, quelle che sono più legate all'aspetto poetico, però appunto non c'è un saggio specifico su questo. Allora, venendo proprio al volume. Il volume è diviso in due parti. Nella prima parte ci sono i saggi, che comprendono il saggio di Maria Pasquali, che è il saggio d'apertura, in cui si spiegano appunto le motivazioni della mostra, lei mette a fuoco soprattutto l'aspetto appunto della ricerca documentaria,
focalizza l'attenzione su tre documenti che sono presenti in mostra, particolarmente significativi. Uno riguarda la residenza di vicini in via Fondazza, che era appunto la residenza anche di Morandi, negli anni in cui era in accademia, cioè il terzo domicilio di vicini a Bologna nel 12-13 è via Fondazza. Quindi questo ci dimostra come vicini nel giro di poco poi si è andato ad abitare di fatto vicino a Morandi, quindi questa frequentazione non avvenisse solo nelle aule così scolastiche, ma già in accademia fosse anche fuori. Poi il secondo documento che la Pasquali sottolinea è una lettera di Marinetti a Marina Bratella, in cui restituisce praticamente i racconti di Bruto che aveva ricevuto da Marina Bratella, vicini li aveva mandati al musicista appunto Marina Bratella. Insomma, che cosa è riuscita a scoprire Marina Pasquali? Che molto probabilmente vicini ha scritto solo un'edizione manoscritta dei cinque racconti di Bruto e che questi hanno girato, sono passati da vicini a Balilla Pratella, da Balilla Pratella a Marinetti, Marinetti l'ha restituiti a Balilla Pratella e poi l'erede di la figlia, no, di Balilla Pratella, dopo la morte di Vicini e di Pratella negli anni 50, li ha restituiti a Paolo Vicini, quindi figlio di Vicini, e noi abbiamo avuto l'opportunità di poter riprodurre il catalogo per la prima volta, perché i racconti di Bruto sono stati pubblicati nel 74 nel Grande Erotico Eretto, ma mai era stato possibile pubblicare i manoscritti. Abbiamo pubblicato appunto un manoscritto Il cuore in mano, e una riproduzione del manoscritto è riprodotta, è insomma presentata anche a Monti di Concorrado, la serie di Monti di Concorrado. Il terzo documento su cui focalizza l'attenzione la Pasquali è una lettera del 46 in cui Morandi scrive a Licini e insomma c'è. Vicini scrive a Morandi, una lettera che la Marina Pasquali ha trovato nell'archivio Morandi, e in cui si capisce che nonostante nel corso della quadriennale del 39 ci fosse stata la rottura proprio netta tra i due per scelte ideologiche diverse riguardo Vicini legato all'astrattismo, al gruppo del milione, Morandi legato al Sanpaese e al figurativismo, nella quadriennale del 39 c'è un momento di massima divergenza. Nel 46 risulta che da questa lettera che i due già avevano ripreso i contatti da tempo, quindi comunque questa divergenza sarà già sanata. Quindi un rapporto amicale che è di stima reciproca, che è durato nel tempo e che ha anche, cioè è andato oltre insomma anche gli screzi più profondi, il momento di divisione più profondo. Quindi dicevo, questo è il primo saggio, gli altri ve li spiego in maniera più veloce, non vi preoccupate. Il secondo saggio è il mio, il secondo saggio è Licini e Morandi, libertà e rigore. Io ho seguito, diciamo, in ordine cronologico il loro rapporto, quindi questo è un rapporto di convergenze e divergenze che va appunto dagli anni dell'Accademia alla Biennale, le Biennali del 48 in cui vince appunto il Gran Premio per la pittura Morandi, a quella del 58 in cui vince il Gran Premio per la pittura Licini, e chiudo il saggio con l'immagine di loro due, di Licini e Morandi, seduti davanti in un caffè davanti ai giardini e al Biennale Venezia, in cui parlano, no, a bassa voce, e il racconto di questo loro incontro avviene attraverso la voce di Marchioli, che di fatto costituisce l'autorevolissimo precedente rispetto a questa mostra, perché Marchioli è stato il critico che ha conosciuto profondamente i due, dagli anni 30 in poi ha avuto un rapporto epistolare costante con tutti e due, e è quello che li ha compresi profondamente e che ha compreso profondamente anche le analogie tra di loro e le differenze. E quindi attraverso, diciamo, la lettura di Marchioli, io nel saggio insomma ho analizzato questo loro rapporto. Il saggio successivo è di Fabrizio D'Amico, che sicuramente dà grandissimo lustro al catalogo, dà un grandissimo lustro alla mostra. Fabrizio D'Amico si è speso molto, non solo per il catalogo, si è speso anche per aiutarci a trovare delle opere significative di Morandi, di Vicini, lui ha creato il Trade Union con gli eredi di Livorno, con il ramo di eredi di Livorno, che il cui contributo è stato fondamentale proprio per l'esito della mostra. E lui ha parlato nel catalogo del questionario Scheidinger del 29, questo
questo questionario che hanno compilato sia Licini che Morandi su richiesta dell'editore, in vista appunto della scrittura del volume Art Italian Modern, che appunto Scellini era scritto. E è interessante questo saggio perché oltre ad analizzare i due questionari, quindi dà una visione appunto della situazione alla fine degli anni 20 tra i due artisti, Morandi, cioè Licini ha sui 35 anni, Morandi una quarantina d'anni, quindi diciamo il passaggio proprio all'età matura, e si vede la differenza del loro percorso. Ma è interessante perché poi D'Amico mette in confronto diciamo, gli elementi che scaturiscono da questi epistolari con il libro che poi scrive Scellini, che dice lui è deludente, secondo lui, rispetto ai dati che aveva raccolto nel questionario. Però anche questo, insomma, è interessante. Una cosa vi volevo dire è che è un libro che si legge facilmente, bene, cioè pure avendo, cioè, essendo un libro molto, cioè, trattando dei temi piuttosto specifici, però è di lettura molto fluida, insomma non ci sono eccessivi paroloni, che poi, perché è giusto che comunque questo materiale possa essere fruito da tutti, anche dagli studenti, insomma, quindi ha una sua fluidità. Il saggio successivo è di Raffaele Milani, che è docente di estetica all'Università di Bologna, e tratta il tema del paesaggio, i Morandi, i Vicini, forme del silenzio e della contemplazione, e dà una lettura chiaramente, diciamo, chiave, così, cioè, legato proprio all'estetica, in chiave filosofica, del tema del paesaggio. E quindi fa un'analisi non documentaria, mentre appunto i saggi precedenti hanno più una chiave di lettura documentaria. Invece il saggio successivo torna su, diciamo, sulla impostazione documentaria, ed è un saggio scritto da Mattia Patti, che è un giovane, bravo, studioso, appunto, lui si è laureato e ha fatto la specializzazione alla Normale di Pisa, ha lavorato molto con la rifrittografia, quindi ha lavorato nel nostro territorio, proprio sulle opere di Licini, riuscendo a costruire, a ripercorrere anche proprio il modus operandi pittorico di Licini, anche Licini, insomma, tornava, ritornava, cancellava sulle sue opere, rinnegava, poi ci, insomma, e questo, diciamo, questi aspetti di ripensamento sono stati vagliati in maniera molto dettagliata da Mattia Patti. Il saggio invece, di qua, diciamo, con il catalogo, è un saggio su un evento nodale per i due artisti, che è la famosa mostra all'Hotel Baglioni, che si è tenuta, la mostra di una notte, no? Due giorni, 21 e 22 marzo 1914, e rappresenta, come dire, il passaggio futurista di Licini e Morandi. E lui ha fatto tutto un lavoro anche di ricostruzione antologica di tutti i testi che sono stati scritti, diciamo, articoli del tempo, ed è un lavoro molto interessante. L'altro saggio è di Osvaldo Rossi, che è presente in sala, che saluto. Osvaldo Rossi, docente di estetica all'Accademia di Viterbo. Lui ha trattato il tema Morandi, l'attività espositiva nelle Marche. Ha parlato di alcune mostre che si sono tenute su Morandi nelle Marche, pochissime mostre tenutesi nelle Marche dopo la morte di Morandi. Quindi il premio Marche 64, guarda caso, mostra organizzata da Giuseppe Marchiori, quindi torna ancora Marchiori, che poi nel 76 ha organizzato la mostra appunto su Licini e Morandi, quella che costituisce un po' il precedente alla nostra mostra, una piccola mostra alla Galleria dei Torri di Bologna. Poi un'altra mostra che prende in considerazione Osvaldo Rossi è gli acqueforti di Giorgio Morandi al Palazzo Ducale di Urbino nel 73, poi le incisioni di Morandi a Sassi di Vino Marche nel 91 e il grigio indelebile di Morandi alla Galleria Gioacchini di Ancona, ed è una mostra sugli acquerelli, diciamo, no? Di Morandi. Sono delle mostre, a parte la prima di Marchiori, sono delle mostre, le piccole mostre che sono tutte, chiaramente, insomma, possiamo dire che questa è la mostra più, come dire, più
consistente, insomma, che sia stata realizzata su Morandi e nel nostro territorio.